Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in un nuovo episodio di Versus con Red. Questa nuova serie andrà ad analizzare due elementi, due cose all'interno del mondo del software che tendenzialmente sono un pochino opposte e vi andrò a dire quale delle due preferisco, se effettivamente sarà possibile farlo. Come avete letto dal titolo, oggi parleremo di AR15 versus AK. Finalmente, un video che volevo fare da un po', andremo ad analizzare tutte le peculiarità di ognuno dei due modelli. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto, di mettere like al video in maniera preventiva e soprattutto di seguirci e attivare la campanellina, venendoci a seguire anche su Instagram. Sigla che poi partiamo. Prima di analizzare i singoli modelli, perché abbiamo scelto due cavie che ci faranno da rappresentanti per ognuno dei due mondi, vorrei fare una piccola premessa. Veloce, interessante, ma soprattutto non da skippare. Stiamo parlando di questi due modelli, di questi due mondi di fucili dal punto di vista del software, dell'airsoft. Quindi non parliamo di roba vera, non venitemi a scrivere nella vita vera funziona in maniera diversa, perché non siamo interessati ad analizzare questi due fucili, questi due parchi di fucili sotto l'aspetto da arma vera. Quindi non mi interessa che uno usi il 5.56 e l'altro il 7.62, non interessa. Ok? Chiarita questa cosa qua, vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Li analizzeremo e prenderemo in considerazione reperibilità dei componenti all'interno del mondo del software, case produttrici all'interno del mondo del software, tutte delle informazioni che ci sono, conosciamo, visto che vendiamo questi prodotti. Quindi non venitemi a scrivere questo e quest'altro, è la nostra visione. Siete liberi di non essere d'accordo, siete liberi di dire questa cosa è diversa e in maniera civile. Proseguendo, quali sono le differenze sostanziali tra i due mondi? Beh, troviamo una K47 che ha lo stile e ha la notorietà di essere uno di quei fucili veramente spartani, per quelli che non è che stanno lì a fare tante e vogliono mettere tante chincaglierie sul fucile. Un fucile crudo, un fucile duro che tende a essere abbastanza spartano. E poi troviamo la R15, ovvero il fucile per i fighetti, quelli che devono sparare tutto così, perché altrimenti, mamma mia. Questa è ovviamente la stereotipizzazione di questi fucili. Vedi che fare la tesi è servita a qualcosa. Questa è una stereotipizzazione di questi due fucili nell'effettivo, quindi nella realtà. Troviamo la K47 che è un fucile un pochino più spartano, come ho detto prima, ma non da berserker, diciamo, e la R15 che invece è un fucile un pochino più raffinato, mi sembra il termine corretto. Come già detto, noi parlandone nel software non tratteremo i tre campi principali su cui questi due fucili si combattono nella realtà, ovvero il calibro, che è sempre lo stesso ovviamente, il prezzo, che anche lì nel nostro mondo è più o meno sempre lo stesso, e l'affidabilità, che anche qui è praticamente sempre lo stesso. Andiamo adesso ad analizzare i due modelli, vi parlo un po', vi faccio una preview di questi fucili analizzandoli secondo quei generi, quei sottogeneri che piacciono a noi. Partiamo dalla R15. Questo che ho in mano è un VFC, fucile VFC, fa parte della serie Avalon, mi stava per cadere, fa parte della serie Avalon ed è il carabine, molto carino, molto interessante, e l'abbiamo scelto perché probabilmente rappresenta al meglio questo genere di fucili. Questo invece è il rappresentante per la serie AK. Questo in particolare è una K74 Custom. Abbiamo scelto questo modello perché è un pochino quello più recente, più nuovo, quindi ha determinate accortezze che fino a qualche tempo fa non c'erano e che quindi rendono questo fucile abbastanza moderno. Probabilmente non è un'ottima scelta presentarlo così, visto che ha il calcio da AR15 e già perde dei punti probabilmente per questo, però andiamo pure avanti. Partiamo parlando dell'estetica. Ovviamente credo che la R15 non abbia bisogno di presentazioni. Presente all'interno di praticamente qualunque prodotto mediatico che parli di armi, sono praticamente uno dei fucili più riconosciuti e anche più utilizzati all'interno del panorama delle armi. Personalmente, come estetica, come gusto dell'averlo in mano e utilizzarlo, a me piacciono parecchio, al che ne possiedo svariati. Sono però ormai diventati molto mainstream. Con questo voglio dire che, avendo anche tante varianti di questo stesso fucile, ne sono presenti veramente una quantità industriale sul mercato e hanno cominciato un po' a saturarlo, per quanto uno poi li possa andare a modificare, customizzare per renderli il più esteticamente carini e piacevoli. Io personalmente sono uno che, quando una cosa diventa mainstream, comincia un po' a
dire, però che palle. Quindi sì, molto belli, bisogna però saperli customizzare, bisogna saperli rendere particolari a mio avviso. Parlare dell'estetica di un fucile della piattaforma K è complicato. Complicato perché se la R15 ha un parco di utenti molto molto ampio, un parco di aficionados molto alto, quello della K47 è un pubblico assetato di sangue, nel senso che ce ne sono forse meno rispetto alla R15, ma sono veramente molto agguerriti ed ero uno di loro, quindi I feel you, bro. Sinceramente la K47 lo adoro, se la contende a mio parere con la R15 per tanti motivi, soprattutto questi modelli nuovi che hanno un'estetica molto particolare, questo è veramente uno di quelli più carini che ho visto recentemente, ha tutta una serie di cose che mi piacciono veramente tanto, hanno un'estetica molto spartana, come ho già detto, molto cruda, molto diretta, senza troppi fronzoli, deve essere compatto e pronto a funzionare. Personalmente mi piace veramente tanto, mi piace veramente anche la forma, l'idea di avere questo caricatore un po' a banana, per quanto abbia una serie di problematiche di cui parleremo dopo. Il paramano in questo modo qui è molto carino, come notate il RIS qui non l'abbiamo, ci sono ovviamente altri modelli che hanno la possibilità di avere il RIS anche qua dietro, c'è comunque un attacco, ma questo è un altro discorso ancora. Visto che però dell'accessoristica, della funzionalità, dell'ergonomia ne parleremo dopo, rimaniamo qui. È un fucile, secondo me, per gli amanti del diverso, ascoltatemi. Ovvero, come detto, la piattaforma R15 ha saturato il mercato, ha rotto un po' le scatole. Questi fucili qui danno la possibilità di cacciare qualcosa di nuovo all'interno della meccanica, anche se siete un po' stufi dei soliti drills, ma visto che sto inevitabilmente finendo a parlare di altre categorie, muoviamoci al secondo punto. Parliamo ora di bilanciamento. Con bilanciamento intendiamo l'ergonomia, ovvero come il fucile si adatta quando entriamo in puntamento all'operatore. La R15 è abbastanza one for all, cioè uno per tutti, nel senso che ha delle caratteristiche di bilanciamento abbastanza normali. Chiaro è che ogni modello è un po' diverso, se andiamo a cambiare questo paramano e ne mettiamo un altro, se andiamo a cambiare questo calcio ce ne mettiamo un altro, può variare, ma questa è una parte di customizzabilità che non c'entra con quello che stiamo dicendo adesso. Il fucile stock, il fucile normale, è abbastanza ergonomico. Chiaro è che la posizione che dobbiamo prendere per andarla a utilizzare è completamente diversa, sia a seconda del modello sia a seconda di come siamo abituati, di quanto siamo lunghi, di tutte queste cose qui. In generale, come già detto, è un po' un uno per tutti, cioè va sempre abbastanza bene a chiunque. In generale possiamo andare a posizionare le mani un po' dove ci pare e riusciamo a operarlo senza problemi, anche grazie alle tacche di mira che sono tendenzialmente rialzate, quindi se noi mettiamo il pollice qui riusciamo comunque a vedere perfettamente. Devo richiuderle perché sennò mi dà fastidio. Il calcio è praticamente sempre regolabile già da eoni fa, quindi poi possiamo andare a regolarlo come vi ho fatto vedere in tanti modi a seconda di quello che dobbiamo fare. Possiamo mettere la mano dove ci pare, tanto la canna tendenzialmente è sempre qui in alto, a parte che se andiamo a coprire qua è un problema, però possiamo impugnarlo un po' come ci pare facendo varie prese di cui non starò qui a parlare. Quindi come bilanciamento, come detto, è uno per tutti, tutti per uno. No, solo uno per tutti. E infine è tendenzialmente leggero. Gli R15, soprattutto quelli di ultima generazione, sono leggeri, ragazzi. Sono quei fucili che riescono a usare tutti perché non richiedono particolari capacità fisiche. La K, come se la cava per questa cosa? C'è da dire una cosa. Gli AK di ultima generazione, quindi quelli più nuovi, tipo questo, sono molto dannatamente più ergonomici rispetto a quelli del passato. Infatti la K ha sempre vantato il spara in qualunque condizione, ma è un canchero, perché per imparare a spararci bene bisogna fare dei corsi apposta, è molto meno ergonomico nella vita vera. Per quanto riguarda i modelli da soft air, soprattutto questi nuovi modelli sono andati a introdurre determinati features presenti sugli R15, sugli M4, che rendono il bilanciamento di questi ultimi molto molto migliore rispetto ai modelli vecchi. Come dicevo prima, il fatto che su questo ci sia un calcio da M4 non è un caso e non giova proprio a suo favore, per quanto ormai sia diventato e sia presente su qualunque tipo di fucile, a parte su quelli bullpup. Quindi questo modello qui in particolare, quindi noi prenderemo in considerazione, come ho detto, gli AK di ultima versione, se no non ci sarebbe gioco, soprattutto nel soft air, è a sua volta molto comodo. Chiaro è che bisogna imparare a usarlo e bisogna imparare a porre le mani per bilanciare il fucile in maniera opportuna, diversamente rispetto a un R15, perché sono due piattaforme diverse, come detto. Per esempio, mettere il pollice sopra ci impedisce di andare a puntare con le tacche di mira fisse, e in generale l'utilizzo di queste tacche di mira è molto
molto più particolare rispetto a una R15, dove troviamo un'attacca di mira posteriore molto vicino all'occhio e l'altra sulla punta del fucile. Qui troviamo la solita il solito shenanigan che hanno questo genere di fucili, che sinceramente è vecchio come la morte. Io l'avrei eliminato, però ci sono i puristi che mi bestemmieranno addosso, quindi va bene, è un'opinione mia. Parliamo del caricatore. Non ne ho parlato per la R15 perché non penso ce ne fosse bisogno. Qui invece è proprio palese, troviamo un caricatore più lungo, che quindi che tiene più colpi, ma che è più ingombrante. È molto lungo, tende a sbattere. Chiaro che se mettiamo un caricatore maggiorato più lungo anche su una R15 succede, però stock il caricatore così, non possiamo metterne uno più corto stock, altrimenti andremmo a parlare di accessoristica. Come bilanciamento ormai sono perfetti, sui vecchi modelli non si poteva regolare il calcio molte volte, in questo caso possiamo farlo senza problemi. Ci sta, non ci sta, io personalmente mi ci trovo bene. Chiaro è che è un tipo di fucile che tendenzialmente è un po' più pesante, un po' più difficile da controllare, quindi è necessario comportarsi di conseguenza, imparare a usarlo, ed è meno family friendly rispetto a una R15, perché tutte le posizioni per cui bisogna andarlo a utilizzare, se lo vogliamo sfruttare al massimo, vanno imparate e non sono così user friendly come per la R15. Per concludere questa parte sull'ergonomia, quello che dico è che la R15 è più ergonomica ormai, se non prendiamo in considerazione il parco accessoristica, perché poi ovviamente si possono andare a fare determinate cose. Visto che però ne parleremo dopo, vi dico che la R15 tende ad essere un pochino più ergonomico, un pochino più facile da utilizzare. Non è detto che questo sia sempre un vantaggio, però. Parliamo adesso di operatività dell'arma, quindi tutte quelle leve, tasti, pulsanti, cazzilli da andare a premere, attacchi, sganci, discover, bolt, catcher e tutto il resto. Come vengono paragonati, come funzionano, eccetera, eccetera, eccetera. Per la R15 valgono le stesse cose che abbiamo detto prima, ovvero è un po' un all for one, uno per tutti, va bene un po' per tutti. Chiaro è che più andiamo su modelli come questo qui che è di VFC, più troviamo la possibilità di trovare leve ambidestre, sganci presenti sia da una parte che dall'altra, selettore di fuoco ambidestro, attacchi cinghia ambidestri, calcio ultra ceppola di minchia, paramano facile da utilizzare, sgancio del caricatore, eccetera, eccetera, eccetera. Per comodità, onde evitare di essere troppo di parte, visto che comunque questo è un fucile abbastanza costoso, parlerò delle feature che hanno generalmente questi fucili. Prima di tutto, adoro lo sgancio caricatore presente sugli M4. È la cosa più semplice e comoda da utilizzare, presente nella maggior parte delle armi. Premo un tasto, sfilo il caricatore. Semplice così. Anche il ricevitore dei caricatori è, soprattutto con anche pochissimo allenamento, facilissimo da andare a operare in maniera veloce. Tiro giù, tolgo, rimetto e sono pronto. È letteralmente il sistema più semplice, al che la maggior parte dei fucili e delle piattaforme usa questo tipo di sistema. È possibile ovviamente andare a ricaricare utilizzando solamente una mano, addirittura possiamo farlo in puntamento senza staccare lo sguardo. È molto molto comodo, è semplice da utilizzare, come detto, all for one, cioè veramente basta aver visto un film che più o meno ve la potete cavare. Per quanto riguarda quindi le leve, il grilletto e tutto il resto, è tutto molto semplice, tutto molto comodo. Selettore di fuoco facilissimo da trovare, presente con la mano con cui andiamo a impugnare, non dobbiamo staccarla, possiamo in questo caso operarla sia col pollice che con l'indice perché l'abbiamo presente da entrambi i lati. Semplicissimo, non devo praticamente staccare la mano da lì. Per quanto riguarda lo sgancio, come vi ho già detto, è la cosa più semplice, vi basta utilizzare il dito che è a riposo, quindi non dentro il grilletto, e andarlo a reinserire. Per quanto riguarda la leva d'armamento, qui troviamo un ball catch funzionante, però sinceramente questa posizione qui è veramente molto comoda. Possiamo andare a sganciare in questa maniera, usare la mano con cui dovremmo sparare, che non ho capito perché. Però comunque è abbastanza ergonomico, si adatta bene in generale a tutte le esigenze dell'operatore. Soprattutto l'hold open è una caratteristica molto interessante, ovvero la possibilità di tenere aperto l'otturatore per andare a operare sull'hop up e poi andarlo a chiudere con il suo tastino, che anche in questo caso è estremamente semplice da trovare. Su questi modelli troviamo una quantità industriale di attacchi cinghia che è possibile mettere letteralmente ovunque. È una feature ormai essenziale per la maggior parte degli R15 averne una giusto tra l'attacco tra calcio e upper e lower. Quindi troviamo qui, la possiamo attaccare qui, la possiamo attaccare sul calcio in un punto, quindi cinghia due punti, cinghia un punto qui,
uno e uno, attaccarla da un'altra parte, attaccarla dove ci pare tendenzialmente. Possiamo poi andare a costellare il nostro wrist di tutti gli attacchi cinghia che vogliamo. Una parola in più sulle tacche di mira, anche se ne abbiamo già parlato. Come vi ho detto, queste sono quelle che sinceramente preferisco, sono comode da utilizzare, ce ne sono di 250 tipi, ma questo fa parte degli accessori. E sono comode da utilizzare, sono facili da utilizzare. Chiaro è che poi si va a montare un sistema di puntamento optoelettronico, sempre negli accessori, che va a modificare la cosa, ma stock così sono comode, non vi intralciano in nessun modo. Ultima ma non ultima, l'impugnatura. La maggior parte degli R15 ha un'impugnatura a pistola, quindi un pistol grip. È comoda, ragazzi, è veramente molto molto comoda. È facile da impugnare, è simile a come impugnate la pistola, quindi comunque la mano si trova, sia che passiate da pistola a fucile che da fucile a pistola, la mano ha il suo spazio. Tendenzialmente i grip sono fatti veramente molto bene, è solida, non si muove, riuscite a impugnare in maniera comoda e precisa, ed è molto molto importante poi per andare a trovare con la mano tutte le posizioni e tutti i tasti che sono posti comunque in questa zona qui. Una cosa molto figa degli R15 è che avete tutto concentrato in un punto, non li avete sparsi in giro. Gli AK-47 sono un pochino più particolari da utilizzare e ripeto, non è una ripetitività, non è una cosa che voglio sottolineare come negativa, è semplicemente una differenza che c'è tra questi due mondi. Come sapete, gli AK-47 hanno un sistema di sgancio che va operato praticamente esclusivamente con la mano sinistra, quindi con la mano con cui non spariamo, ovvero siamo in puntamento, troviamo una levettina qua tra grilletto e il caricatore che dobbiamo andare a tirare avanti per toglierlo. Il sistema di aggancio non è dritto come quello degli R15, ma è inclinato, ovvero dobbiamo andare a incastrare la parte frontale del caricatore e andarla a incastrare, un po' come quando infiliamo una scarpa sostanzialmente, e andarla a togliere in questa maniera qui. Avendone utilizzati tanti, vi dico che se, sempre mondo del software, se non è presente un magazine cube qua dentro, quindi nella parte in cui il caricatore si aggancia con la prima parte qui, infilare il caricatore all'interno è l'inferno, letteralmente, perché si andrà a incastrare male. Addirittura se si incastra in maniera obliqua, quindi sbagliato, potrebbe incastrarsi dentro e dovete aprire il fucile per sganciarlo. Comunque, che trattiamo noi? Ecco. Questo sistema di ricarica, se c'è presente questo componente, diventa comodo come la R15. Sono semplicemente due sistemi diversi che hanno delle features diverse. Per esempio, in questo caso, una volta che abbiamo agganciato, questo non si muove, anzi il sistema di aggancio è molto più solido rispetto a quello della R15. Sulla R15 invece è molto più facile che, se andiamo a fare una ricarica e non sbattiamo il caricatore dentro giusto, qui adesso sono abituato a ricaricare bene quindi lo fa, però lo mettiamo così e poi questo si vada a staccare da solo, quindi dobbiamo essere sicuri di averlo bloccato. Sulla K47, se incastriamo bene al primo colpo, non c'è problema, ed è questione sostanzialmente di abitudine. Il pulsante ovviamente è per forza di cose ambidestro, infatti se io passo di qua, minchia, non ho mai preso una... lo sgancio con questa mano, lo riaggancio con quella, non ho mai ricaricato con la sinistra uno di questi affari, tra l'altro, lo sgancio e lo riaggancio. Selettore di fuoco, qui casca l'asino. Come sapete, gli AK-47-74, la piattaforma K, ha questo tipo di selettore di fuoco, ovvero la mano è posizionata qui. Io non capisco se sia io, ma non penso, perché ho le dita abbastanza lunghe, ma nessuno può tenere la mano qui sopra e arrivare, mettimi a fuoco gentilmente, e arrivare a toccare questo affare qui senza togliere la mano dall'impugnatura. Quindi dobbiamo spostare la mano in avanti e tirare giù il selettore. Vi ricordo che troviamo la sicura nella posizione più in alto, troviamo la raffica, non il colpo singolo, con la posizione intermedia, e poi il colpo singolo in fondo. Non è un problema, secondo me è abbastanza legato all'abitudine, anche perché voi partite da in alto, lo portate fin giù e siete in colpo singolo, lo portate su di uno, raffica, sicura, easy così. Il problema è che non possiamo tenere la mano qui sopra, a meno che noi non lo vogliamo andare a muovere con la mano sinistra, ed è una cosa macchinosissima che non penso abbia senso fare, a meno che uno voglia fare una cosa così, ma poi siamo nel mezzo allo sportello dell'otturatore, quindi comunque è complicato, vi fanno tutti così, c'è un motivo, quindi è impossibile farlo senza togliere il dito dal grilletto, dobbiamo per forza spostare questa mano in avanti. Molto macchinoso, tendenzialmente non mi fa impazzire come sistema, preferisco quello più semplice e comodo della R15. È una feature degli AK, basta abituarci, sì, per quanto sia un po' macchinoso e un po' scomodo. È sicuramente più grande rispetto a quello della R15, quindi è ben visibile, ha delle cose positive sicuramente in più, a me non fa impazzire personalmente, se non per un punto di vista estetico. Tacche di mira, come vi ho detto, sono vecchie, sono tacche di mira veramente vecchie, addirittura c'è l'impostazione della distanza con cui ci permette di andare a tirare sul mirino. Mamma mia, sono veramente vecchissime, pochissime persone usano le tacche di mira sui fucili, ormai tutti quanti montano un mirino, però mamma mia, veramente, cioè sono inutilizzabili. Tra l'altro operarlo con
con due occhi aperti bisogna allenarsi veramente molto di più rispetto che usare due tacche di mira metalliche fisse come da AR-15, perché ne troviamo una che è molto più avanti e qui è qui in avanti. Quindi allinearsi perfettamente e regolare l'occhio sulla giusta lunghezza focale richiede un sacco di tempo. Ci si arriva con l'allenamento, come la maggior parte delle cose, però sì, anche la possibilità di montare un sistema di optoelettronico qui davanti, per quanto sia molto più vicino all'uscita del pallino qui, quindi sia teoricamente più preciso anche calibrarlo, lo trovo veramente molto scomodo. È un sacco più avanti, ci abituiamo molto meno ad andare ad eliminare tutta la parte di fucile che c'è tra il sistema di puntamento optoelettronico e la nostra faccia. Non mi fa impazzire. È ovviamente possibile montarli anche prima grazie a un attacco slitta che è qui. Queste accessoristiche ne parliamo dopo. Otturatore, non possiamo operarlo con questa mano a meno che noi non vogliamo toglierla dal grilletto. Bisogna fare questo, comunque a noi non serve niente perché non dobbiamo andare a incamerare il primo colpo, quindi servono due mani, uno tiene aperto l'otturatore, l'altro va a regolare l'op-up. Preferisco un po' questa regolazione qui perché è molto più semplice, nel senso che dobbiamo, non troviamo una rotella ma troviamo semplicemente questa astina da spingere in giù per andare a regolare l'op-up. È meno precisa però rispetto a quella di un R15, quindi sì, più comoda ma meno precisa, quindi preferisco imparare a usare una cosa più complicata che usarne una che è più precisa ma più comoda. Ovviamente se vogliamo fare degli aggiustamenti in campo dobbiamo fermarci, visto che comunque, come ho detto, non c'è l'hold open, quindi questo qui va tenuto giù con una mano e andato a regolare dall'altra parte, come molti R15 di fascia abbastanza economica. È comunque abbastanza fastidioso e macchinoso, quindi dobbiamo fermarci, aprire, andare a regolare non in maniera molto precisa perché non possiamo fare delle regolazioni proprio super millimetriche, e poi tornare a sparare. Questo video sta venendo infinito. Quindi se dovessi tirare una somma, vale un po' quello che abbiamo detto per il bilanciamento, ovvero AR-15 all for one va bene sostanzialmente per tutti, AK-47 is for men. È semplicemente più complicato da usare e ha determinate features, determinate particolarità che sono dei compromessi, cioè uno deve dire ok, io sacrifico quella cosa lì per dell'estetica sostanzialmente. Andiamo avanti. La K ne sta uscendo un pochino più in basso. Parleremo degli interni adesso, dove sono, spoiler, lì, quindi non è che c'è tanto da dire. Parleremo degli accessori e vedremo come ne esce, per poi darvi la nostra conclusione finale. Io sono abbastanza sicuro che potrebbe saltarci fuori. Se dovessimo andare ad analizzare gli interni e le differenze tra un gearbox V2 da R15 e un gearbox V3 da K47, dovremmo fare un video apposta per analizzare delle differenze che sono veramente minime, che la maggior parte di voi neanche interessa, quindi tagliamo corto. Per quanto riguarda gli interni, parlando della cosa più banale, ovvero le batterie, il posizionamento delle batterie all'interno di un R15, 18, vabbè, parliamo dell'R15 anche se non esiste più da un po', troviamo un pochino più di malleabilità. Per quanto, se devo essere sincero, il posizionamento all'interno del tubo del calcio, come si fa tendenzialmente con questo genere di fucili, non sempre è così comodo come viene venduto, soprattutto quando ha un diametro e avete tanti cavi, può essere problematico. Chiaro che ci sono dei calci che hanno degli spazi gargantueschi al loro interno e che quindi potete più facilmente andare ad ottimizzare. Poi ci sono fucili come l'MCX che invece lo mettono nel paramano, come il G36. Per quanto riguarda la K, come tutti sapete, invece il vano batterie è nel posto più super fantasticoso del mondo, ovvero qui sotto. È molto macchinoso sinceramente andarlo a chiudere. Possessore di AK, posso dirlo, non rompete le palle. Chiaro che ci vogliono le batterie apposta, quindi quelle lunghe che conoscete bene. Andare a rincastrare tutto, vabbè, con una mano col Parkinson è ancora più difficile, però è abbastanza macchinoso. Chiaro è che si possono fare dei giri, in questo caso questo ha un calcio da M4, quindi si può andare a mettere la batteria facendo girare i cavi. È un bello sbatti, c'è un motivo se la mettono qui e non lì. Si potrebbe andare a mettere addirittura anche nel paramano facendo le modifiche. Ci sono delle conseguenze, ci sono sempre delle conseguenze. Per quanto riguarda gli op-up, quello dell'M4 tende ad essere un pochino più universale, meno rompimento di palle, mentre quello della K47 è un pochino più schizzinoso. Questo per un motivo molto semplice. L'op-up degli AR-15 è malleabile, è tenuto in posizione ma si può muovere, mentre quello della K è inchiodato. Questo significa che i caricatori che sono compatibili per la R15 e che quindi si possono andare ad adattare a quel determinato tipo di attacco op-up sono tanti. Quelli per le K47 sono meno e tende ad avere molti più problemi di compatibilità con i caricatori. Già per la piattaforma M4 R15 e il resto abbiamo un sacco di stai normalmente noi possessori. Per AK47 ci sono probabilmente meno modelli, ma allo stesso tempo bisogna prendere quelli giusti, mettiamoli in questi termini. Per quanto riguarda gli interni non ho molto altro da dire, perché ci sono differenze o troppo piccole o comunque che possono essere andate a ovviare facendo delle modifiche interne. Lì poi sta al meccanico essere bravo a fare quello che deve fare, quindi mi fermerei qui. Andando sull'ultimo punto di questo incredibile video, parliamo degli optional, ed è qui che vedremo chi ci arriva in fondo vincitore. Ah, gli optional.
quanto ci piace pimpare i nostri fucili come le macchine di GTA. Se c'è un punto vuoto del fucile, va riempito, che sia con qualcosa di utile o che sia con qualcosa di non utile. Gli accessori ci permettono di rendere la replica perfetta per le nostre esigenze, di aumentarne l'efficacità, di aumentarne l'ergonomia, di diminuirne l'ergonomia, di fare più luce, di fare meno luce, di mettere dei laser, di mettere dei sistemi di puntamento optoelettronici e molto altro ancora. Quindi come performano queste due piattaforme? Ovviamente troviamo la R15 con una miriade di accessori in più, ma è normale, è quasi ovvio che sia così, perché ha un mercato molto più ampio rispetto alla K e soprattutto ha una possibilità e una modularità che gli permette di essere modificato in 250.000 modi diversi. A mio parere fin troppo, ovvero che sono presenti talmente tante cose, talmente tante modifiche, che a un certo punto quello che nasce come R15 diventa qualcos'altro e si va a confondere quindi nella miriade, nel mare di repliche customizzate di questo tipo. La K47 invece ha meno accessori, se vogliamo, ma più particolari, che danno molto più nell'occhio e che comunque permettono di avere tutte quelle features essenziali, quindi quegli accessori che sono utili e impossibili da non utilizzare anche qui. C'è un però. L'accessorio probabilmente più importante all'interno del mondo del software è sicuramente un mirino. Un mirino optoelettronico, quindi un mirino col dot, un olografico, quello che volete. E se possiamo montarceli, ovvio che possiamo farlo, gli AK, a differenza degli R15, hanno un grosso problema. La R15 ha sempre, o quasi, comunque la maggior parte di essi ce l'hanno, un RIS che parte dalla leva d'armamento e arriva fino alla punta. Quindi possiamo andare a montare un sistema di puntamento dove ci pare lungo questo binario. La K47 non proprio, ovvero sì, come ho già detto, in questa parte qua non troviamo il RIS, ma possiamo andare a montare una slitta che aggancia qui sopra perché venga appunto a coprire questo RIS e ci permette di montare un mirino. Chiaro è che questa slitta non va a coprire tutto, quindi non possiamo metterlo proprio dove ci pare. Esistono modelli di AK che hanno il RIS che arriva fin qua in fondo, però ci sembrava opportuno citare quello più famoso e non semplicemente quelli che copiano fin troppo la R15, e qui io non ho detto niente. In sostanza, o troviamo un mirino che è un pochino più rialzato rispetto a quello che dovrebbe e può darci e ci dà in effetti un po' di problemi di puntamento, oppure lo mettiamo qua sopra. Sì, come ho detto, più vicino al punto d'uscita del nostro pallino, quindi più preciso, ma allo stesso tempo un pochino più difficile come acquisizione del bersaglio e bisogna allenarsi un bel po'. Questo trovo che sia uno dei pochi punti su cui non transigo. Tra le altre cose, essendo queste repliche, non armi vere, quando andiamo a montare una slitta che deve stare qua sopra, andiamo a riscontrare alcuni problemi di calibrazione, di zeroing del nostro mirino e anche di peso, perché montare una slitta extra va ad appesantire ulteriormente un fucile che di per sé non è spesso leggero rispetto a un R15. E qui voglio spezzare una lancia a favore della K. Anzi, perché io so che voi volete che io vi difenda la K, io voglio difendere la K, ma prima di farlo voglio darvi un'altra batosta. Distruggiamolo del tutto. Esatto, vi faccio fare un bel war rage. AK74, piattaforma K. Allora, io ho un'idea molto chiara riguardo, che ho sviluppato nel tempo, che riguarda sia la piattaforma vera che la piattaforma da software di conseguenza. Esteticamente questo rispetto al VFC Calibur mi piace di più, ok? Mi piace di più, non lo porterei mai in campo, ma mi piace di più. Cos'ha che non va questa piattaforma? Perché nel mercato è un dato di fatto che venda meno, che funzioni meno, che si veda altrettanto meno. Non è tutto un complotto, una losca setta contro i fucili russi, una setta anticomunista, semplicemente davvero. Semplicemente quello che ha portato avanti questa piattaforma nella realtà è unicamente e principalmente, non ditemi il fatto che non si inceppa perché è una il prezzo. La K è sviluppato avendo dei compromessi che non fanno altro che abbassare il prezzo, perché se la Russia avesse un budget illimitato nel produrre la sua piattaforma d'ordinanza, va sicuro che sarebbe un fucile spettacolare. Le piattaforme occidentali hanno tendenzialmente meno il problema del prezzo, quindi quando vanno a produrre le armi vere risparmiano un po' meno, fanno un sistema un po' più raffinato, ok? Che, come avete visto da questo confronto, tende a andar bene a moltissimi operatori senza sacrificare tanto. Inoltre c'è una piccola frase che rubo a Vlad spara e soccose, non ce l'avete presente? Forse no. Ti chiami
Vlad spara e sai cose, o lui si chiama Vlad e spara e sa cose? Tua sorella si chiama Vlad spara e sa cose. Non una sorella, scacco matto. Caro Vlad, che se sta guardando questo video dobbiamo parlare io e te faccia a faccia di cosa pensi del software, ma ci arriveremo. Ha detto giustamente che questa piattaforma è nata 20-30 anni prima dell'altra. Nel corso di questo tempo la piattaforma K, secondo me, ma anche secondo lui, si è sviluppata quasi al massimo, ok? Non ci sono più o quasi innovazioni da poter aggiungere per renderla più performante, comoda, universale. La R15 invece ha ancora molta strada da poter fare perché è una piattaforma relativamente nuova. Faccio un cambio d'arma perché sennò ho sempre sto coso in mano e sembro stupido. La R invece ha molta strada da fare, lo vediamo con le piattaforme che continuano a uscire e continuano a essere diverse. Sì, è sempre la stessa minestra mescolata, ma porta l'innovazione. Vedi MCX, vedi 416 in tutte le varianti, si evolve. La K fa davvero fatica. Questo ha portato un'escalation economica nel software di pezzi prodotti per l'una e per l'altra. Quando hai, sei un produttore di accessori, di impugnature, di mirini, di quello che ti pare, ma esterno all'arma, e vedi che l'80% dei giocatori, 85, usa la piattaforma R15, M4, quello che vi pare, il restante 15-20% usa la K, tu che vuoi monetizzare essenzialmente perché non sei una onlus, fai pezzi per quello più famoso. Come fa l'USA a usare la K? Fradm. E portando così una piattaforma che già era nata con pochissimi compromessi a livello economico, che è sempre la base di tutto, ad essere praticamente perfetta e avere uno sviluppo continuativo. Nella realtà può aver senso un Kalashnikov rispetto che un Colt, mettiamola puramente così. Nel software, togliendo quelle grosse differenze che ci sono nella realtà, che sono la linfa vitale di una dell'altra piattaforma, purtroppo a pari prezzo, io andrei assolutamente su una cosa più universalmente funzionale. Ora non so cosa voglia dire Red nelle sue conclusioni e non me ne frega un cazzo, ma sono sicuro che il mio discorso fila e che è in, come si dice, sono ineluttabile come Anos. Detto ciò, ho solo piattaforma R. Non siate tristi, so che War ha delle idee forti perché deve però tutto quello che ha detto War è vero e io sono pienamente d'accordo. Infatti uso principalmente AR. Questo perché sono più comodi, perché tendo a fare partite molto competitive, quindi ho bisogno veramente di sfruttare al massimo quelle che sono le mie possibilità. Ci siamo dimenticati una cosa importantissima. Uno deve guardare principalmente all'estetica. Ovvero, è chiaro che se dovete andare a fare un torneo e volete fare il culo, vi conviene utilizzare un fucile super compatto che fa 8000 palline al secondo. Ma questo non vi impedisce di utilizzare il fucile che vi piace e utilizzarne uno invece con la canna lunga perché è più appropriato all'interno del contesto. Cioè, quello che sto cercando di dire è: va bene, se dobbiamo guardare al pelo nell'uovo, al punto più particolare per definire quale dei due è più comodo sotto ogni punto di vista, vince la R15. Ma era chiaro sin dall'inizio del video, è una piattaforma che è stata sviluppata di più e che si porta dietro il lascito di quello che è la R15 all'interno del panorama delle armi vere. E anche la K47 si porta dietro, 74 comunque, la piattaforma K si porta dietro quello che viene dall'universo vero, senza però trarne i vantaggi da quelle 3-4 robe che abbiamo detto all'inizio che aveva l'arma vera. Tirando le somme per evitare di fare i miei soliti pipponi infiniti, io adoro la K47, mi piace troppo come estetica. La K47 è spartano, è crudo, è secco, è bello, è particolare, e quando mi stufo di usare questo di AR15, questa piattaforma M4 che metto la roba sempre uguale e faccio una ricarica con la K, mi sento non potrò mettere niente di tutto questo. Stiamo parlando di software e il software è divertente, il software è voglio usare una determinata cosa, voglio fare l'operatore russo, voglio fare l'operatore mercenario, voglio fare quello che mi pare, voglio usare quel fucile lì e lo faccio perché deve essere divertente. War usa una Beretta M9A3 che performa ed è molto più complicata e meno ergonomica da utilizzare rispetto a una Glock. Ergonomica tua sorella. Questa è molto più particolare da usare, al pari di una K, perché non è così semplice trovare la posizione. La Glock è una per tutti, la Beretta è una per pochi, però la usa lo stesso perché gli piace tanto quella pistola. Quindi, essendo software divertente, prendete quello che vi piace. Noi il video l'abbiamo fatto per farvi capire quali sono effettivamente le differenze sostanziali, ma poi dopo sta a voi dire: ok, non me ne frega una se io ho il mirino leggermente più alzato
piazzato ce l'ho davanti, perché a me piace quell'estetica lì e voglio imparare a usarlo, anche se è più difficile, perché quando faccio il culo in campo con un'arma che non è il fucile perfettino mi sento potente. In sostanza, quando dovete scegliere una replica o il resto, dovete capire se dovete utilizzarla per competere, quindi dovete usare della logica, deve essere effettivamente la cosa più comoda, più perfetta per operare in quel determinato contesto, o se la volete prendere con la pancia, con il gusto, dire ok, io questa la prendo perché a me piace così. E comunque, ripeto, uno nel soft air, se è abbastanza bravo, ci salta fuori. Cioè, c'è gente che fa i tornei con gli AK-47, non è che è una piattaforma inutilizzabile. Chiaro è che se uno vuole rimuovere tutte le possibili cose che vanno storte, vuole avere il massimo del massimo, punta su quelle robe lì. Ma allora che senso ha comprarsi un revolver? A proposito di revolver, tra 2 settimane usciranno gli speciali, recensione della camera e roulette russa. Quindi preparatevi, rimanete sintonizzati, ne approfitto per invitarvi a andare a controllare in descrizione, ci sono i link di questi 2 fucili nel caso siate interessati a dargli un occhio, ma soprattutto trovate anche il nostro Instagram e un sacco di altre cosine interessanti. Cliccateci, veniteci a seguire, pubblichiamo una marea di contenuto. Oltre dai fucili trovate anche il link di questa bellissima maglietta e del Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare questi stupendi, incredibili, deliziosi video. Quindi andatelo a controllare, dategli un occhio, perché trovate un sacco di prodotti super interessanti e a buon mercato. Detto ciò, io non penso di avere nient'altro da dirvi, vi ringrazio di essere stati qui con me questo sabato, vi auguro un buon weekend e soprattutto stay hungry.